Eccoli qui, gamberoni fumanti, il cavolfiore alla Mirko, il cavolfiore alla Giancarlo, le patate alla Sara, la cotoletta alla Nicola e a Bruno. E a Bruno niente, a Bruno non gli diamo niente. Io ho un cavolfiore fatto col parmigiano e pane battaglia. Guardagli la faccia. Dovrebbe essere buono. Allora guarda, il primo a cui darò il gamberone sei tu. Ecco, brava. Oh, c'è Babbo Natale. Hai capito? Quindi se te leggi questo libro scopri. Babbo, sicuro? È arrivato Babbo Natale e porterà tanti dolcini. Quale dolcine ci ha portato? Babbo Natale non parla. Ci ha portato i Ferrero Rocher. Eccoli. È arrivato il dolce che ho fatto io. Guardate, io ho messo anche il bougainville. Allora, questo è il Pandoro farcito dentro con crema di mascarpone, Nutella e granella di mandorle siciliane della mia zona. Siciliani sembra che picchiano. Una cosa leggera. Leggerissima. Mi sembra quasi il castello. Ci voleva, ci voleva. C'ha la gli ha fatto la forma del castello dei coso in Puglia, il castello. Che stavo delle Winx. Le Winx. Ragazzi, non conoscete l'Italia, porca miseria. No, il castello di Normanno, il castello normanno che sta... A me mi sta di panettone tagliato a metà. Non lo dire. Già l'ho detto. E comunque abbiamo trovato un Pandoro, abbiamo trovato il Pandoro, anzi due Pandoro. Pandoro. Sì. Pandoro. Questo Pandoro, è... Ragazzi. Allora. Pandoro completamente farcito dentro di crema. Ha fasciato fuori i fili. Però un po' più leggero, se vuoi. Sì, questo è bello tosto, tosto. Poi abbiamo una bottiglia di prosecco italiano. Vuoi mettere? Vuoi mettere? Nutella sempre uguale, mascarpone. No, quella, mamma mia, che buono. Di tunisina, di mamma Nutella, mia, che buono. C'è questa Nutella italiana, no? Quella di tunisina. No, quella di tunisina. Oh, per me una fettina spessa così. Ecco. Dai, stupido. Vabbè, fregati. Col dito, quello si deve farlo col dito, sennò col non viene bene. Col dito, una volta. Poi c'è Pasqua. Ma prima nel mezzo ci sta carnevale. E frappe, facciamo le frappe. Se ce la faccio. Frappe, te la fa la carnevale. Va bene, te la fa la zia. Ah, sì. Ci rimane sì, quante cucchiai? Ce la vede? Lo schiatto. Ragazzi, è Natale! Evviva! Oh, ma chi ha bussato a questa porta? Bambinello. Oh, è arrivato Babbo Natale! Babbo Natale!
tagliata. Era troppo lunga. Stamattina sono andata al parrucchiere a fare la barba. Due giorni e capelli. Non sei andata a fare la barba. Quindi quanto hai pagato? 7 dinari. Troppo, noi paghiamo 5. Cioè, ma voi vedete, per 7 dinari Babbo Natale non ha più la barba. Cosa ci ha portato il Babbo Natale? Tanti doni per tanti bambini? Pieno. Questo è per te, Babbo Natale. Questi sono per te. Pure Babbo Natale è per lui, ma come è il tuo padre? Questo è per Luisa. Grazie. Vieni. Grazie. Apri. Grazie. Oh, ma che bello, anche il regalo. Grazie, no, grazie. Allora, guardiamo. Questo è mio, è più bello. A me mi bastava un indirizzo di una mamma. Tanti Ferrero Rocher, bellissima, guarda che meraviglia. Grazie, una bellissima sciarpa. Ma mi sa che sono tutte sciarpe. Siamo in inverno, fa freddo, si muore, fa freddo insomma. Non fa caldo. Così posso cambiare anche sciarpa, tu sciarpa. Ecco. Che bella. Oh, grazie. Mille. Grazie mille. Già va bene, vedi, già la puoi usare. Babbo! Le sciarpe sono simili, ma non sono le stesse. No, no, infatti, cambiano i colori. La mattina ci telefonavamo, che sciarpa le metti tu oggi? Vabbè, i colori saranno gli stessi, ma sono posizionati diversi, invertiti. Sì, sì. Guardi, invertiti. Non c'è sta, invertiti. Sono invece tutti i colori. Qua per te c'è il regalo. Per me. Guarda che bravo. Guarda che bravo. Mi ha fatto il regalo. No. Oh, come mai? Come mai? Natale. Che bella scatoletta. Quelle che volevo io. Ma guarda un po' che colpo di culo. Guarda, i tre bracciali con i tre anelli. Bellissimo. Bello, bello, bello. Grazie, amore. Bravissimo. Perché mi risulta che lei indicò con un dito. Questo mi piace. Questo mi piace, dissi, che bello. Che dicesti. Grazie. Dicesti, questo mi piace. Vedi, ogni... sì. Cioè, partiamo in quarto a mezzogiorno da me, ci andiamo, passiamo a prendere Bruno. I femminici, e questo veglione è terminato, siamo un po' stanchi a dire la verità, ma domani per il 25 a pranzo abbiamo il secondo round a casa da Tiziana, quindi ci vediamo lì. Ciao. Oh. Ciao. Anzi, questo è quello normale. Per il dolce? Sì. Ma c'è basta una, c'è molto, c'è usata. No, aspetta, il mio stato si è cambiato. No, così siamo. Non è giusto così. Poi non è venuta la signora, quindi. Perfetto, siamo giusti. E adesso. Sì, ragazzi. Andiamo a Onan. A Onan. A Onan, avevo una casettina da solo. Lei è andata sulla spiaggia di Aonang con lo zaino collegato dietro un sacchetto di banane. Ecco la strada. Sono terribili quelle. Passare dove sono le scimmie con le banane. Pregati. Che poi non si possono toccare. Dell'altra Coppa Venezia. Oh, buona! Io buon Natale! Auguri. Auguri a tutti! Voilà. Ti vuole l'acqua naturale? Generalmente quando vai nei ristoranti per i bambini hanno la cotoletta che va a dare. Un ragazzo modello. Ha sposato la sposata una... Sì. È arrivato il dolce! Un 50 in offerta! Esatto! Dammi il dolce che vi regalo! Bruno! Dimmi. Fammi la faccia da Grinch. Io sta faccia. Ma è una faccia bella, cara. Che simpatico. Guarda Mirko, guarda le tutte e due. Fai la foto, comprendi anche il Pandoro. Guarda che bello. Ora vi faccio una foto insieme.